Una lettera spedita dal carcere di Arezzo diretta al ministro della giustizia Andrea Orlando. Il mittente padre Graziano ancora detenuto nella casa circondariale di San Benedetto. Le porte del carcere rimangono blindate per il frate congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia ad un mese dalla decisione del Tribunale del Riesame che ha concesso al religioso gli arresti domiciliari, subordinandoli però al braccialetto elettronico ancora ad oggi indisponibile. Lui sta cercando in tutti i modi di poter dare una svolta a questa impasse che si è creata. Non è possibile, lo andiamo dicendo tutti, siamo tutti d'accordo su questo punto, non è possibile che nel nostro sistema giudiziario si possa cadere in situazioni di questo tipo, perché dal 3 dicembre che esiste un provvedimento che consente a padre Graziano di stare a casa e per ragioni logistiche inspiegabili che meriterebbero un approfondimento in altra sede ancora non può usufruire di questo beneficio. Lui teme di subire un trattamento non giusto in questo momento per ragioni razziali, per ragioni di colore, per ragioni di Stato. Intanto, in vista della prossima udienza del processo in corte d'assise religioso congolese fissata per il 28 gennaio, il legale di padre Graziano Rizziero Angeletti ha fatto visita in carcere al suo assistito per iniziare così a preparare il dibattimento. Testimone chiave dell'udienza, il maresciallo dei carabinieri Rizzo. Alla prossima udienza dovremo ascoltare 7 testimoni, tra cui il maresciallo Rizzo, che ha condotto le indagini e che quindi coprirà buona parte dell'udienza. Ci sono molti risvolti ancora non chiari che avevo bisogno di approfondire, e con padre Graziano è stato un bel colloquio. Insomma, ci sono stati degli spunti che hanno aiutato a far luce su molti aspetti che ancora non sono fuorviati finora da dichiarazioni un po' rese di qua e di là, ma senza fondamento. Quindi è stato un incontro abbastanza importante, abbastanza utile, diciamo, ai fini della prossima udienza.